Ancora buon venerdì mattina a tutti voi, penultima puntata di Onde Radiose, la scoperta delle radio libere e soprattutto di Radio Esmeralda. Entriamo negli anni 90 con un personaggio che ha bisogno di ben poche presentazioni, soprattutto a Fano, Marco Ferri, attualmente direttore di Fano TV, ma soprattutto per 8 anni a Radio Esmeralda, 4 dei quali passati proprio da direttore. Ciao Marco, ben trovato. Ciao a te, buongiorno a tutti. Fine anni 80 da dipendente e poi inizi anni 90 da direttore. Sì, dal 92 al 96. E torno qui dopo 17 anni, per cui potete immaginare con quanta emozione dentro. Perché adesso ricordo anche le ultime parole che dissi agli ascoltatori quel giorno, adesso non ricordo di quale mese, in cui salutai tutti e dissi, beh, chissà, magari un arrivederci o un risentirci. 17 anni sono passati, tanti, e nel frattempo ne ho fatti di cose. Però è sempre un piacere, sempre un'emozione bellissima tornare qua dentro. Poi avete cambiato tutto, ho visto, quindi qualche ricordo ce l'ho, ma insomma qualche cosina ho ritrovato, qualche oggetto ancora presente qui dentro, però diciamo che ricordo i più belli ce l'ho nel cuore, non sono qua dentro ma nel cuore. Infatti è stato piacevole anche nel preparare questa intervista vedere che all'inizio i ricordi erano un po' offuscati, poi man mano preparando sta tornando, sì, stanno riemergendo tutti quanti i vari aneddoti, anche perché comunque sia c'è tanto di Marco Ferri in Radio Esmeralda e viceversa, perché innanzitutto ti chiedo com'è arrivata, com'è iniziata la tua avventura a Radio Esmeralda, com'è capitata Radio Esmeralda nella tua vita. Oddio, guarda, questa è l'unica cosa che francamente non ricordo benissimo, perché stiamo parlando dei primi 4 anni, quindi anno 86 all'incirca o giù di lì. Io avevo appena iniziato un'esperienza come speaker ufficiale del Fano Calcio allo stadio, in sostituzione dell'allora speaker Manna, che purtroppo ha avuto un problema di salute, quindi io ero lì perché abitavo lì dietro e quindi ho sostituito lì, ho avuto il primo approccio col microfono e quant'altro. Poi credo, mi sono presentato, sono venuto qui un giorno, mi sono presentato, ho detto sono lo speaker del Fano Calcio, ecco, è stato un biglietto da visita che poi mi ha aperto un po' la porta all'interno di questa radio. All'epoca il direttore era Gian Piero Patrignani, che mi ha accolto, e da lì ho iniziato a fare i primi passi. Poi ecco, 4 anni, dopodiché c'è stato un fermo, uno stop, dove sono stato in un'altra radio che adesso non c'è più, Radio Garden, che aveva la sede a Calcinelli Saltara, sono stato credo un anno o due, e poi sono rientrato qui, e lì dopo dal 92 fino al 96 sono stati 4 anni davvero intensi, perché da direttore lì ricordo che è stata rivoluzionata praticamente tutta la radio, insomma. Esatto, questa è una cosa importante, perché c'è stato un lavoro certosino ma anche rivoluzionario, se vogliamo, no? Appunto, se sì. Sotto un certo punto di vista, perché hai scelto una linea ben precisa. Sì, un format che secondo me era il format che all'epoca andava moltissimo. Ricordo che c'erano mostri sacri come Veronica e Tredio, la stessa Radio Fano ovviamente, e quindi ecco, noi dovevamo inserirci in un target ben preciso, siccome tutti i target erano stati già occupati, quindi chi si occupava dei ventenni, quarantenni, cinquantenni, noi obbligatoriamente dovevamo inserirci in una fetta di mercato che era quella degli adolescenti, dei ragazzini molto giovani. Ecco perché poi la scelta di utilizzare un format, uno slogan come quella di Esmeralda solo grandi successi, oppure mandare in onda in classifica solo canzoni del momento, solo grandi successi, che erano comunque di sicuro impatto, di sicuro ascolto. E poi iniziative importanti come potevano essere, non so, Baci e Schiaffi, che è la trasmissione di Dediche e Richieste, che ha avuto un successo clamoroso in quegli anni. Infatti Baci e Schiaffi, anche chi non l'ha seguita l'ha sicuramente sentita nominare, perché è stato un po' appunto il vostro cavallo di battaglia, a testimonianza di quanto c'è appena detto. Quindi Esmeralda solo grandi successi era un po' lo slogan, no? Che vi differenziava. Ecco. Sì, è un po' come andare a botta sicura, nel senso che tu in qualsiasi momento della giornata ti sintonizzassi sull'89.2 e trovavi comunque una canzone di successo, una canzone conosciuta, non c'era spazio. Cioè lasciavo alle altre radio il compito di lanciare i dischi, di lanciare i singoli, anche perché noi non avevamo rapporti con le case discografiche. Non è come oggi è più o meno un disco quando esce per tutti. All'epoca
all'epoca le radio, quelle importanti, avevano le novità, quindi dovevo stare a seguire, cioè non potevamo star dietro ai grandi, e quindi ci eravamo ritagliati questo spazio con i grandi successi, un po' come come dire, andare sul sicuro, ecco. C'era lo spazio informativo in redazione, ecco, quella è una cosa che rispetto a quello che faccio oggi, invece oggi in televisione su Fano TV grande spazio all'informazione locale, quindi mi occupo di informazione 24 ore su 24. All'epoca ricordo che l'informazione era un po' lasciata da parte, era un po' tralasciata, in effetti c'era poco spazio, sì, sì, a parte il nazionale, che come credo stiate facendo ancora, sì, oggi tramite agenzia, per il locale non c'era molto spazio. Quindi anche in riferimento a quello che ce l'ha detto Valentino Valentini, no? Con l'addio dei fondatori per Radio Venere, che era più musicale, poi invece tanto spazio all'informazione, anche politica se vogliamo. Altro aneddoto simpatico, il logo che portiamo tuttora ha una sua nascita. Sì, sì, è un logo che ho scelto io all'epoca con i Carboni, se non ricordo male. All'epoca volevo cambiare il logo, faceva parte di quell'operazione restyling che andava fatta, e quindi ci piaceva questa idea, perché nel logo, adesso ricordo anche questo, richiama lo stemma del comune di Fano. Quel logo lì richiama lo stemma del comune di Fano, tant'è che i colori più o meno, c'era il rosso anche se non ricordo male, bisognerebbe andare a rivedere i vecchi loghi nelle carte intestate, richiama lo stemma del comune di Fano. Beh, sì, in effetti lei è messa così, adesso che mi ci fa pensare, è vero. Poi nel 96 finisce l'avventura a Radio Sperata e comincia invece la grande avventura a Mediaset, che sì, ci ha portato, sì, ovviamente. Dopo nel 26 ottobre credo del 1996, sì, per la prima volta arrivo in Viale Europa 48 nella redazione di Stranamore, e da lì comincia l'avventura di Mediaset, dove sono rimasto fino al 2005. Poi mi sono licenziato per partire con un'avventura altrettanto impegnativa, nuova e con mille incognite, che è quella di Fano TV, che per fortuna, grazie a Dio, ancora sta andando avanti, insomma. E che tutti conosciamo. Allora, anche con Marco Ferri noi chiudiamo ovviamente con una canzone. Non potevamo non prendere uno di quei solo grandi successi che appunto giravano di fatto 24 ore su 24. Abbiamo scelto i Duran Duran con Ordinary World, altra canzone che ha bisogno di ben poche presentazioni. Marco, grazie infinite. Grazie a voi, è stato davvero molto molto bello poter tornare nei vostri studi. Complimenti e auguroni davvero. I Duran Duran, grazie Marco Ferri, buona giornata a tutti voi. Where is my friend when I need you?
hovering and green. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the music hall.